Buonasera a tutti, è successa una cosa gravissima. Il presidente del Consiglio dovrebbe andare in televisione e parlarne a reti unificate. E anche il Papa deve parlarne perché è inammissibile che non si sia ancora parlato in televisione a reti unificate e il Papa di questa cosa accaduta, che è una cosa gravissima. Perché qualche giornale ne ha parlato. Sì, qualche giornale ne ha parlato. E hanno fatto, secondo me, veramente bene. Sì, insomma, Chiara Ferragni è rimasta colpita da una pallonata mentre andava a fare un giro al parco, mentre era a fare un giro a piedi al parco. Sì, signore. Addirittura un giornale intitolato Chiara Ferragni disgrazia al parco. È inammissibile che non si sia ancora parlato in televisione. Vabbè, scherzi a parte, ma giornali, con tutte le cose serie, con tutti gli argomenti importanti che ci sono, di cui parlare, loro che fanno Chiara Ferragni rimane colpita da una pallonata mentre è al parco. È una cosa pazzesca, una cosa che sarà accaduta a tutti, penso, no? Magari anche mentre si giocava di rimanere colpiti da una pallonata, una cosa normalissima. No, la poveretta addirittura c'ha male al collo. Io ogni tanto soffro di torcicollo, ma non ho mai letto nessun articolo che parla di me che c'è torcicollo. Siamo conciati male. Per vendere più copie, parlano di Chiara Ferragni che è rimasta colpita da una pallonata mentre era in giro al parco. Cioè, magari a 100 metri da quel parco lì c'è una fabbrica che sta chiudendo, con gli operai fuori a protestare, non se ne caga nessuno. Ma Chiara Ferragni che va al parco e rimane colpita da una pallonata, benissimo. Quella sì, di quella si parla, magari dei poveri operai a 100 metri che protestano, di quelli non ne parla nessuno. E niente. Purtroppo siamo conciati male, molto male. Arrivederci prossimamente. Ciao, 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 ciao.